tutti, ben ritornati sulla mia cucina. Ciao Ale, come se Ale non fosse qua di fronte a me. Allora, oggi Ale, abbiamo deciso io Ale fare un risotto, siccome... Di rovina un risotto, sì. No, siccome nei miei video non ho mai fatto un risotto, oggi li famo perché è proprio un desiderio mio. E oggi facciamo, dedicato al mio nostro carissimo amico Tommy, tartufo, meraviglioso tartufo. Dato gentilmente da Tommy. Sì. E niente, il risotto. Tommy, lo mangeremo pensando a te. Veramente. Allora, tartufi, funghi. Gli ingredienti, come ho già detto, tartufi, funghi, riso. Che tipo di riso usiamo? Allora, questo è il riso specifico per il risotto. Okay. La marca, scegliete quelle che vuoi. Quella che vi piace di più a voi. È specifico per il risotto. È parmigiano, mm-hmm. Cipolla, sì. olio e burro. Ah, sale, che mi sono dimenticato. Sale e una noce di burro. Sì. C'è anche sale, mi sono dimenticata di sale. Andiamo alla preparazione. Allora Ale, mettiamo nella nostra pentolino proprio un pizzico di olio extravergine. Mettiamo poco perché io e Ale abbiamo deciso di fare la dieta. E facendo la dieta dobbiamo usare il minimo possibile. Come avete visto, veramente ho messo poco. Alziamo un po' il fuoco così. Mettiamo solo la cipolla. Io di solito nel risotto non li uso l'aglio, non mi piace. Secondo me non c'entra niente. Gli do una giradina tanto perché lui si deve abbruscolire, lei. La cipolla è femmina o maschio? È femmina. Senti, ma di qua che ci sta? Allora, ragazze, qua ho fatto il brodo di funghi. Siccome di solito o facciamo brodo di dado o molta gente usa l'acqua calda, io preferisco fare il brodo della cosa che devo cucinare. Niente, adesso aggiungiamo i funghi. Quindi se fai la pasta col tonno, fai il brodo di tonno. No. Oh Ale, sei unico. Ale, noi qua, io voglio cambiare il fuoco, perché è un problema? No. Ok, ti ringrazio perché per me è un problema questo fuoco, che è un po' bassino. Siccome i funghi, purtroppo, la settimana scorsa mi hanno regalato a zia un bello fuoco, ho dovuto congelare e come sapete dopo di scongelare può fare l'acqua. Io non voglio che lui faccia la sua acquetta, li preferisco farlo soffrire un pochettino insieme alla cipolla. Ok, direi che così può andare. Aggiungiamo il riso. Io sto facendo per meiale, non ho messo una quantità, però più o meno... Beh, i tempi dei piattoni sono finiti. No, guarda, non è che fai la fame, dai, fai bravo. Aiuto. Allora, qua continuiamo a girare un attimino per amalgamarsi bene con la cipolla e i funghi. Mm-hmm. Praticamente li facciamo... Come si dice? Croccante, no, saltato, tostato. Bravo. Bravo Ale. Li facciamo tostare. Oggi allora, per fare la ripresa mi hanno messo nel grottino. Io addirittura cambio anche cucchiai. Ma sì, tanto chi lavi te? E chi lava? Io. Lavo sempre io. E niente. Come ho detto, vabbè, alziamo ancora un po' il fuoco. Come potete vedere, siccome ho usato il fuoco alto, è il nostro funghi, l'acquetta sua, non ha uscita. Ok, allora,
Oggi faccio una... Dai, oggi un po' di pace, quanti fuochi devi accendere, oh! Allora... Ritorniamo da là. Perché avevo paura che piacessi. Mi raccomando, per replicare questa ricetta non dovete saltare nessun passo, compreso il fornello. Prima uno, poi l'altro, poi uno, poi l'altro, perché è fondamentale. No, non è vero. Allora, ah no? E questo è il fuoco basso, tipico per la cottura lenta. Adesso, come potete vedere, è bello tostatino. Aggiungiamo il nostro brodo di funghi, come potete vedere, però non aggiungo tutti una sola volta, aggiungo pianino, mano a mano che si cuoce. Adesso abbiamo passato il fuoco. Dicono che il risotto non va coperto, infatti io non li copro e lasciamolo cuocere. Quando arriva a mezza temperatura, vi faccio vedere quando deve essere messo il tartufo. Questa allora, maglietta figa? Guarda che fighissima. Questa allora era di Ale. Era perché Ale è largo. Prego. Ale si è allargato e adesso va bene per me, anche se io devo dimagrire un po'. Ce l'ho troppo. Ci vediamo dopo. Allora ragazzi, come potete vedere, io dico sempre ragazzi, vabbè, ragazzo va bene per tutto. Come potete vedere, su per giù stiamo a mezza cottura. Cosa facciamo? Aggiungiamo. Questo è il momento in cui si rovina il riso. Non è vero, anzi, aggiungiamo la prima parte del tartufo. Oh, che spettacolo! E aggiungiamo l'altra parte del brodo. Ah, ok. Dico, qualcuno mi può dire perché non li metti tanto prima? Io dove lavoravo in un grande bello ristorante 5 stelle e lì quel chef meraviglioso faceva così. Io li stavo sempre sui piedi. Facevo la cameriera, però le stavo sempre vicino e vedevo tutto quello che faceva lui. O semplicemente poi risponde fatti i tartufi tua. E niente, adesso lasciamo che continua la cottura e ci vediamo cottura finita. A dopo. Adesso Ale, come possiamo vedere, Siamo arrivati a cottura. Cosa famo? Mangiamo. Ancora no Ale, hai un po' di pazienza. Purtroppo, come avevo detto, io e Ale siamo un po' a dieta, io metto proprio un cucchiaino di burro, però per chi non sta a dieta potete mettere un po' di più, come avete visto. Un panetto e mezzo. Esagerato. Questo serve per la mantecatura. Il parmigiano. Mm-hmm. Sale già messo, no? Sì, ho messo fuori onda. Perché avevo dimenticato, però comunque aggiungete un pizzico di sale, non tantissimo che il sale fa male. A parte quello, poi comunque c'è parmigiano. Sale fa male, bravo Ale. Potete sentire il profumo? No, povero voi, peccato. Se non lo fate, non lo sentite. E niente, siamo pronti. Che sta a fare? Oh. Assaggio. Non si fanno queste cose. Sì, che si fa, guarda. Devo assaggiare. Andiamo a impiattare. Ok. E niente, come potete vedere, l'ho impiattato. Adesso, per completare l'opera, gli do una bella grattata di tartufo. Oh ragazzi, Tommy! Questo è per te tesorino mio. Però non so, mangiamo noi. Purtroppo. Però Tommy, guarda, io ho abbondato più che ho potuto. No ragazzi, non potete capire. Io anche quando sporco non me ne frega niente. Comunque, che dire? Fatelo. Mi dispiace perché non ci avrete il tartufo. Però per quelli che avete, fatelo, che è fantastico. Che niente, mangiate. Grazie a tutti, grazie a me. Un bacione, alla prossima, bye bye. Adesso mangio, ciao.